Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi parliamo di stampanti 3D. Praticamente mio figlio Adam, sono 2-3 mesi che insiste, che vuole costruire il suo DJI Mavic, anche perché lui vorrebbe comprarlo, però è molto costoso per un bambino di 6 anni. Allora abbiamo deciso di stamparlo e costruirlo da soli. E quindi per fare questo siamo andati a scegliere due stampanti 3D, come potete notare, con due costi completamente differenti. E questa non è una vera e propria recensione o un confronto tra queste due stampanti, perché sono completamente differenti, ma volevamo trasmettere l'esperienza dell'acquisto e la stampa 3D a voi, così se volete scegliere potete scegliere in maniera più adeguata alle vostre esigenze. Bene, la prima cosa da valutare prima di comprare la stampante è la dimensione dell'oggetto che vogliamo stampare. Per esempio il DJI Mavic che volevamo stampare ha una dimensione, e come potete notare questo è un pezzo già stampato, più grande di questo, diciamo, di quello che può stampare questa stampante, perché questa ha una dimensione massima di 160x160, invece questa è 230x230. Per quanto riguarda le altezze, di solito tutte le stampanti hanno un'altezza più o meno adeguata a tutti gli oggetti che potremmo stampare, però per esempio questa stampante non andrebbe bene per stampare il DJI Mavic Pro. Infatti questo pezzo l'ho stampato con questa stampante, perciò possiamo dire che più è grossa la stampante meglio è, ovviamente sarà più costosa. La seconda cosa molto importante da valutare nella stampante che vogliamo comprare è il tipo di filamento che possiamo utilizzare per la stampa. Ce ne sono tanti di filamenti, il più utilizzato è il PLA, è una specie di plastica, è abbastanza rigida. La maggior parte, o il 99% delle stampanti, riescono a stampare il PLA. Invece il TPU, non tutte le stampanti riescono a stampare TPU, è sempre una plastica, come potete notare, però è una plastica sempre molto resistente ma molto più elastica, e a seconda della progettazione del riempimento riesce ad essere più resistente in una certa direzione o un'altra. Vi faccio vedere cos'è il riempimento. Praticamente questo è lo strato esterno della plastica, questo è lo strato interno, e all'interno c'è questo riempimento che può essere disegnato per esempio a quadratini, come potete notare qua, può essere a triangoli, che è resistente dove c'è, diciamo, la punta del triangolo, o può essere anche disegnato a nido d'ape, che è il più resistente sia agli urti ma anche leggermente elastico. Infatti la canopy di questo quadricottero è stata progettata in TPU, che è molto resistente agli urti da questa parte, ma nello stesso momento è anche abbastanza morbida, quindi prende le botte, in più anche attenua le vibrazioni sulla telecamera. E perché non tutte le stampanti riescono a stampare tutti i filamenti? Perché ovviamente ci vogliono dei componenti più o meno costosi per riuscire a stampare alcuni filamenti. Questi componenti, per esempio, è l'estrusore. Come è fatto, disegnato l'estrusore? L'estrusore è questo, praticamente passa il filo all'interno, si scioglie il filo ed esce da questa parte, poi la stampante inizia a disegnare con questo filamento sciolto all'interno, che poi si irrigidisce e diventa la nostra plastica o il nostro materiale composito in carbonio, eccetera eccetera. Quindi il disegno meccanico e la temperatura che può raggiungere l'estrusore sono molto importanti. Questa stampante arriva addirittura con due estrusori, uno ve lo regalano di scorta, questa stampante invece arriva con un unico estrusore che potete cambiare ovviamente nel futuro se volete con un altro, non arriva con un estrusore di scorta. L'altra cosa molto importante per poter stampare più o meno fili è il letto, se è riscaldato o non riscaldato, la temperatura che può raggiungere e la superficie. Per esempio qua abbiamo un letto preriscaldato, sì, però è in alluminio, quindi le cose si attaccano molto bene sull'alluminio, però l'alluminio si rovina man mano e, diciamo, non è liscio come per esempio qua abbiamo una superficie di vetro, un vetro particolare sul quale si attacca molto bene il nostro primo strato, ma allo stesso momento si stacca anche molto facilmente a differenza dell'alluminio, e ci facilita il lavoro perché ci sono tre casi nel quale ci rovina praticamente la nostra
nostra stampa, una che non si attacca. Man mano che stiamo disegnando, per esempio, questa gamba qui del drone, arriviamo a metà, per esempio, si stacca e inizia ad andare avanti e indietro e rovina la stampa. Questo è il primo caso. Il secondo caso è che si attacca talmente forte che una volta che vogliamo tirarlo via, spacchiamo proprio la gamba. Il terzo caso potrebbe essere anche che la temperatura non sia controllata molto bene, e cosa succede? Che la plastica, man mano che viene costruita, si dissipa il calore, lo strato inferiore non è più alla temperatura corretta, inizia a ritrarsi e si stacca da solo, o comunque cambia forma e prende una forma indesiderata. La facilità di montaggio e messa a punto calibrazione è una cosa molto importante, specialmente la prima volta e se non siete esperti. E devo dire che tutte e due le stampanti sono fantastiche da quel punto di vista, perché questa stampante qua, non devo neanche farvi il video recensione, perché la stessa ditta, quando aprite il manuale di istruzioni col quale arriva la stampante, vi guida passo passo con un QR code che fotografate e andate col vostro cellulare direttamente al video, che vi fa vedere passo passo come si assembla. In tutte e due le stampanti arrivano delle schede SD nel caso di questa e micro SD nel caso di questa, che potremmo utilizzare per mettere i file G-code all'interno della micro SD, e tramite il menu andiamo a scegliere il file che vogliamo stampare, clicchiamo il bottone e inizia a stampare la stampante. Per quanto riguarda questa invece, all'interno della micro SD ci sono tutti i manuali di istruzione, ci sono anche tutti i video che potete vedere direttamente per come assemblarla, metterla a punto, come impostare il programma, dove scaricarlo, eccetera eccetera, mentre in questa stampante dobbiamo andare a scansionare i codici QR code. Detto questo, nella scelta delle stampanti esistono anche delle stampanti meno costose di queste, che non hanno la possibilità di stampare direttamente da micro SD o leggere il file, che dovremmo collegare direttamente al computer, quindi dovremmo tenere acceso il computer durante le lunghe ore di stampa e che consuma energia inutilmente, e quelle stampanti lì ve le sconsiglio. Però comunque, per esempio, tutte e due queste stampanti hanno questa possibilità, vi danno anche il cavo per collegarle via USB al vostro computer, ma per quanto riguarda questa stampante in particolare ha anche la funzione Wi-Fi, ovvero possiamo collegarci via Wi-Fi per iniziare una stampa, monitorare una stampa, possiamo cambiare anche le impostazioni di stampa, eccetera eccetera. Potrebbe essere anche molto utile, per esempio, a qualcuno che si collega via, per esempio, desktop remoto dagli Stati Uniti per controllare la sua stampa. Vabbè, dagli Stati Uniti non ha senso, però magari ha la stampante in ufficio e lui fuori ufficio, finisce il filo e la stampante manda l'avviso sul computer via Wi-Fi, che lui si collega e vede quando finita la stampa, se bisogna cambiare il filo, se è andata via la corrente. E adesso parliamo anche di questo, perché è vero che questa stampante è molto meno costosa rispetto a questa, però questa stampante qua, se finisce il filo, riesce a fermarsi, mettersi in stand by fino a quando non sostituite la bobina, gli date l'ordine di continuare e continua la stampa. Mentre questa stampante, una volta che è finito il filo, se siete arrivati a metà stampa, buttate via tutta la metà e dovete riniziare di nuovo dall'inizio. Questo ovviamente è uno spreco sia di materiale, ma anche di energia, perché dovete andare ad approssimare di quanto filo avete bisogno per stampare qualcosa e magari vi rimane un po' di filo nella bobina che non potete sfruttare, perché non sapete se vi si ferma a metà, vi si ferma a tre quarti o anche alla fine. Un altro aspetto anche molto importante è che se dovesse andare via la corrente, questa stampante si ferma, non potete continuare a stampare, si ferma a metà ed è finita. Qua, se va via la corrente, la stampante si spegne. Una volta che torna la corrente, questa stampante è capace di continuare la stampa da dove ha interrotto. Adesso invece parliamo di un aspetto molto importante, ed è la messa a punto della stampante, perché uno pensa che può scaricare un file, cliccare il bottone e stampa la stampante. Non è così. Ovviamente bisogna imparare a disegnare 3D se vogliamo fare un oggetto personalizzato nostro, ma se no possiamo anche scaricare, come ho fatto io, Adam addirittura mi ha dato il link che l'avevo visto
su Thingiverse e quindi ho scaricato il file in STL, e questo file STL bisognerebbe tradurlo in qualcosa che si chiama G-Code. Questo G-Code è un linguaggio comune a tutte le stampanti e il formato finale che capisce la stampante 3D. E questa trasformazione del file STL che viene partorito dal programma di disegno 3D in un altro file G-Code che possono capire le stampanti è necessario perché la dimensione della, per esempio, del letto qua è differente dalla dimensione qua, la velocità delle stampanti può essere nella stampa differente, ovviamente c'è un massimo e un minimo e la velocità esatta verrà decisa da noi, quindi durante questo passaggio da STL a G-Code dobbiamo introdurre tutte queste informazioni, altrimenti se diciamo a questa stampante che il suo letto è di 230, inizia a stampare, arriva fino a qui e inizia a colare tutta la stampa di qua. Gli dobbiamo dire qual è la dimensione, qual è la velocità, qual è la temperatura alla quale dobbiamo stampare. Ovviamente la temperatura la troviamo dove abbiamo acquistato le bobine, ci diranno se abbiamo una bobina di qualità, ci diranno la temperatura massima minima alla quale dobbiamo mettere il letto riscaldante, dobbiamo mettere anche la temperatura dell'estrusore, la velocità massima alla quale possiamo stampare, eccetera eccetera, dipende dalle qualità fisico-chimiche del nostro filo di stampa. Ecco, tutti questi dati dovranno essere introdotti nel programma. Queste due stampanti sono fantastiche da quel punto di vista perché vi guidano passo passo tramite i video qua su YouTube, qua invece nei video all'interno della micro SD che arriva con la stampante, e la prima stampa sarà molto facile perché uno quando compra una stampante 3D non vede l'ora di iniziare a stampare e senza capire tutte queste cose. Quindi con queste stampanti non c'è bisogno di capire niente, loro vi dicono la velocità, vi dicono tutto, voi impostate tutto esattamente come nei video e iniziate a stampare. Poi dopo pian piano iniziate magari a curiosare nel programma e vedere, magari cambiare la velocità, capire cosa sono per esempio i supporti che i programmi vi disegnano in automatico, ma se volete potete anche metterli voi, così risparmiate filo ed è più facile pulire il vostro pezzo finale. Che cosa sono questi supporti? Supponiamo che vogliamo stampare questo pezzo qua, la stampante inizia a stampare questi pezzi facendo tac 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 qui, però questa parte qua, visto che qui non c'è nulla, allora se inizia a stampare, quando arriva a questa altezza, il filo inizia a cadere giù. Invece lei, man mano che costruisce questi due supporti qua, inizia a costruire dei ponti simili per esempio a questo pezzettino di plastica per supportare la struttura che sta costruendo nel vuoto. Ovviamente il programma quando stampa una cosa del genere non la stampa così perché non è logico, ma la stampa così direttamente, così non deve costruire il supporto. Ma se abbiamo un braccio come questo che la stampante ha iniziato a stampare da questa parte e deve chiudere di qua doveva essere vuoto, ha costruito questo supporto per mantenere la struttura quando l'ha stampato. Questo supporto qua basta fare così con un cacciavite o qualcosa per toglierlo e così abbiamo il nostro pezzo finale pronto. Tutte queste cose le imparerete piano piano, ma con queste due stampanti non dovete impararle subito, basta inserire tutti i parametri che vi fanno vedere nei video e iniziate a fare le vostre prime stampe. Con tutte e due le stampanti vi regalano un po' di filo, per esempio questa stampante qua, questa maniglia non c'era e l'ho dovuta costruire, io ho usato un filo rosso, ma vi danno assieme un filo bianco con il file all'interno STL che vi fanno vedere come trasformarlo poi in G-Code, inserire all'interno la scheda e iniziare la stampa per costruire questo pezzo di supporto che tira sulla stampante come potete notare. E la stampa veramente magnifica con questa stampante, non ho avuto nessuna difficoltà né ad assemblarla, che è stato molto facile veramente, né a metterla a punto o anche tararla, perché bisogna tarare la prima volta la distanza tra il letto riscaldante e
la punta dell'estrusore, in tutte e due le stampanti è così, praticamente dovete regolare queste viti che hanno qua una molletta per regolare la distanza, e la distanza si regola, per essere precisa, su tutta la superficie del letto riscaldante, ovvero mettiamo un foglio, iniziamo a giocare con queste viti. La carta non deve fermarsi, ma deve scorrere, ma nello stesso momento non deve essere distante. Quindi quando vedete un po' di resistenza della carta, vi fermate, vuol dire che l'avete tarata. La tarate su tutti e quattro i lati e partite con la stampa. Per quanto riguarda l'utilizzo di questa stampante, ha uno schermo molto primitivo, spartano diciamo, e uno schermo LCD molto semplice, con una rotellina che si può schiacciare per entrare nel menu e scegliere le cose che dobbiamo scegliere. Niente di particolare, molto semplice. Abbiamo anche un bottone di reset eventualmente se dovesse bloccarsi. Insomma, è una stampante con poche cose, e queste poche cose funzionano molto bene e funzioneranno quasi per sempre, perché è semplice. L'unico difetto che ha questa stampante è che non è precisa al 100%, infatti come potete notare qua il letto riscaldante non è proprio fisso, ma nonostante questo tutti i risultati della stampa che ho provato con questa stampante sono ripetibili, senza andare a ritararla o altro. Insomma, comunque funziona molto bene tuttora, senza problemi assolutamente. Per quanto riguarda questa stampante, nonostante che sia molto molto superiore a questa, sia per velocità, perché è più veloce questa stampante eventualmente se vogliamo stampare velocemente, è più precisa, non solo più precisa, la ripetibilità dei risultati con questa stampante senza andare a ritararla è una cosa veramente incredibile, quindi è molto precisa. La facilità è molto molto facile stampare con questa stampante, non solo, il risultato finale di precisione non sembra plastica stampata praticamente, ma è un risultato fantastico, anche i buchi li fa in una maniera molto molto precisa, è fantastica, il risultato è veramente ottimo e nettamente superiore a questo. Anche chi non capisce di stampa, basta vedere due pezzi stampati con questa e con questa per capire quale pezzo è stato stampato con quale. Il problema è che appena arrivata questa stampante non si accendeva, e se non avessi avuto delle competenze specifiche per diagnosticare il problema, non, sicuramente se fosse una persona normale non avrebbe potuto capire qual è il problema. Infatti il trasformatore era rotto, probabilmente dal trasporto, ma sicuramente dalla qualità. La qualità del trasformatore è da 220 a 24 volt all'interno, è pessima. Infatti dopo aver diagnosticato il problema non sapevo se fare la recensione o no, però comunque mi sono divertito ad aggiustarlo, anche se ci ho messo un bel po' per riavvolgere questo toroide che è stato staccato dalle vibrazioni del trasporto. Probabilmente non avevano messo abbastanza colla, io infatti ho messo qua un po' di colla epossidica dopo aver risaldato il tutto. Dopodiché la stampante ha iniziato a funzionare perfettamente, ho iniziato a stampare un sacco di cose. A un certo punto, quando adesso la accendo, qua lo schermo non va. Adesso, prima della recensione, l'ho accesa e è andato. Non ho capito che cos'è, sicuramente la smonterò, la aggiusterò, ma non la raccomando a qualcuno che non è smanettone e riesce a fare le cose che ho fatto o che farò con questa stampante. Mi piace molto la qualità di stampa, ma non mi piace che sia la qualità, diciamo, dei componenti all'interno. Come avete sentito anche all'inizio quando l'ho accesa, qua la ventola ha iniziato a girare e sembra che toccasse qualcosa. Anche lì dovrò smontarla, liberarla, sistemarla, insomma mi ha dato tanto da fare. Perciò questa stampante, nonostante sia molto 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 bella come risultato di stampa, stampa di tutto, e davvero, per quanto riguarda il prezzo per il risultato che vi dà,
e è fantastico. Il problema è che questo prezzo basso di questa stampante probabilmente hanno risparmiato sulla qualità di alcuni componenti rispetto ad altri, ma hanno risparmiato tanto e quindi questo è il risultato. Spero che questo video vi sia stato utile se siete curiosi sulla stampa 3D o se state pensando di comprarne una, e mi raccomando fatemi sapere in questo sondaggio se vi interessa l'argomento delle stampanti, così cerco altre stampanti, le provo e ve le faccio vedere. Nel frattempo vi saluto e mi raccomando iscrivetevi.